Hi guys, welcome or welcome back to my channel. Come avrete già letto dal titolo, nuovo vlog. È martedì 7 marzo 2023 e sono le 11. Mi devo preparare la valigia perché andremo qualche giorno da mia sorella. Partiamo oggi e poi è praticamente il 9, quindi tra due giorni farà il compleanno. Quindi noi staremo oggi, domani e dopodomani. E visto che sarà una permanenza, diciamo, abbastanza breve, mi porterò questa borsa, questo borsone di Pull&Bear. È carinissimo, lo uso spesso anche quando magari sono al lavoro e la sera devo uscire, quindi me lo porto dietro per metterci il cambio. Se mi sentite raffreddato perché di base lo sono. Comunque un'influenza molto strana ultimamente, quando mi ammalo è sempre molto strano, perché comunque sì, ho i sintomi, mi sento malissimo a livello di ossa, di schiena, di gambe, di articolazioni, mi fa male tutto, ma la febbre non si sposta mai di più di quei 38/38,5, e diciamo che mi dura solo una giornata e mezza fissa. Poi inizia la mattina, scende a 37, poi dopo durante il pomeriggio magari risale a 37,8, è un sali e scendi finché poi scompare completamente. Poi mi rimangono questi strascichi per tutta la settimana successiva, quindi se ho la tosse mi rimane la tosse per tutta la settimana successiva, se mi sento stanco, se mi sento un po' sfasato, mi rimane per tutta la settimana successiva. Comunque vi volevo far vedere un'altra cosa. Praticamente una decina di giorni fa ho rifatto sbiancamento e pulizia. Io non li faccio spessissimo perché per me sono un po' traumatici, perché praticamente mi è stato detto che ho le gengive un po' retratte, quindi praticamente quando vado a fare sia pulizia che sbiancamento mi fa male cane, fa malissimo. Comunque ci sono andato e lo sbiancamento era uscito proprio leggero, non si vedeva neanche più di tanto, ecco, a dire il vero. Però la dentista mi ha detto che era uno dei trattamenti più leggeri che avevano, ma che non essendo appunto così aggressivo si può rifare più volte. E praticamente ho pensato che avevo comprato da Primark una penna sbiancante che poi alla fine non avevo mai usato, quindi vi faccio vedere un attimino le clip di me che andavo a farmi una pulizia e lo sbiancamento. Vi faccio vedere il risultato di quello sbiancamento e poi adesso andiamo ad utilizzare la penna che ho già utilizzato ieri. Sono rimasto piacevolmente sorpreso perché ho notato subito la differenza. È una penna essenzialmente scrausa da 3 euro, ma secondo me funziona. Raga, mi dovete spiegare perché io faccio sempre queste cagate. Ci ho messo mezz'ora per preparare la colazione e alla fine non ho potuto mangiarla perché era troppo tardi. Sono quasi arrivato dal dentista e sto morendo. Intanto perché mi sono fatto un pezzettone a piedi di strada che mi ricordavo fosse più corto. Comunque, fa niente. Andiamo, sono vicinissimo, manca un minutino. La penna è questa qui, vedete, è il classico componentino a tubetto, niente di particolare, lo stesso che si usa anche magari per i correttori. Vi faccio vedere i denti prima dell'utilizzo. Niente di che, non sono bianchissimi, ma non è nemmeno una cosa orrenda. Praticamente facciamo uscire un po' di prodotto, lo stendiamo su tutti i denti e poi lasciamo in posa 5 minuti. Poi niente, laviamo via l'eccesso. Allora raga, ovviamente agisce in più punti, in ogni punto in modo diverso, anche in base a quello che è il colore originale del dente. A me piace tantissimo il risultato, quindi nulla, se sono felice io va benissimo così. Sweetest carry me through desperation to one that was waiting for me.
oddio. Perché mi vuoi sempre fotografare? Perché sono bello. E certo. Guardate come mi guarda. Breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles. I want it, I got it. I want it, I got it. You like my hair? G-thanks, just bought it. Oh mio Dio, le scie chimiche ci nascondono qualcosa. Sono uscito a fumare una sigaretta. Una giornata stupenda. Ma infatti oggi spero che riusciamo a fare qualcosa, ad andare da qualche parte, perché cioè con questa bella giornata, dopo essere stato a casa 4 giorni, cioè c'ho proprio voglia di uscire e fare qualcosa. Non lo so, vi aggiorno dopo. 2 hours later. Caffettino pomeridiano per cercare di mantenersi svegli contro la noia, perché mi sto annoiando da morire. Pensavo che saremmo riusciti a fare qualcosa oggi pomeriggio, ma niente, la giornata è finita, sono le 6 passate, quindi non credo che faremo nulla. E quando tutto sembrava perduto, ho visto mia madre uscire dalla camera vestita con le scarpe, e quindi ho capito che si stava uscendo. Io di solito non è che faccio salti di gioia per uscire, però dopo 3 giorni a casa con l'influenza sono uscito un giorno solo per andare al lavoro, quindi oggi avrei fatto veramente qualsiasi cosa per non rimanere dentro casa. Andiamo in un centro commerciale, ci facciamo un giretto, meglio di un carcio un culo, insomma. No raga, sto negozietto è proprio carino, perché il classico negozietto che c'ha un po' di tutto. Guardate questo. Adoro. Take time for yourself. A volte vorrei vivere da solo solo per queste cose. Pure questi, raga, stupendi. Adoro. The next day. Allora raga, buongiorno, buongiornissimo, i cani abbaiano, è il giorno successivo, è l'8 marzo, tanti auguri a tutte le donne. E raga, c'è un problema, perché mio padre mi aveva detto: fai finta, dimmi che devo portarti a comprare le sigarette, così con la scusa andiamo a comprare i fiori. Il problema è che quando io poi ho detto: pa, mi porti a comprare il tabacco, non fumo il tabacco io, e mia mamma fa: ah, allora se uscite vengo anch'io. Quindi praticamente al momento è zompata la copertura. Allora raga, siamo ad Acquaviva Picena, che è il paesino diciamo di infanzia di mamma, perché essenzialmente a 18 anni quando si è sposata poi è venuta in Abruzzo a Chieti. E praticamente siamo andati a prendere un pochettino di pizza in un forno dove praticamente da piccoli, quando eravamo qui, ce la prendevano sempre. Pizza bianca, pesche dolci, maritozzi. E comunque erano questo forno e poi ce n'era un altro più avanti, ma bene o male sono gli unici 2 forni del posto, quindi li frequentavamo entrambi. Il sapore dell'infanzia. Adesso vi porto a vedere il castello medievale, la fortezza medievale di Acquaviva Picena. E qui venivamo sempre io e mia sorella a giocare con i cuginetti, quando c'erano anche i cuginetti. Vedete, quello lì è dove sta il parco giochi.
Allora raga, buongiorno, è il giorno successivo. Scusate se poi non ho ripreso più nulla, ma non abbiamo fatto niente di che. Comunque è il 9 marzo, è finalmente il compleanno di mia sorella e mi sono messo la sveglia perché volevo fare qualcosa di carino, volevo preparare la colazione e inizialmente avevo pensato di fare i pancakes, però ho cambiato idea, farò le crepe. La preparazione non ve la faccio vedere perché tanto è la solita ricetta, quella lì che si conta con le tazze, una tazza di farina, una tazza di latte, l'ovetto. Vi faccio vedere direttamente il risultato finale e scusatemi se sto parlando a bassa voce, ma stanno ancora dormendo, non mi va di svegliarli. Che bella giornata, bel sole raga, veramente stanno tornando le giornate calde. Ne ho approfittato per far uscire un pecani, quello è il mio, è un chihuahua, questo è quello di mia sorella, è un pincher, è un diavolo. Qui nel frattempo iniziano i preparativi per la torta di mia sorella, che ovviamente essendo nata il 9 di marzo sarà una mimosa. Solo che siccome c'era un torrone al cioccolato da levare, invece di fare solo crema normale, ha fatto metà crema normale e metà crema al cioccolato. Sarebbe la crema pasticcera normale col cioccolato sciolto il mezzo, allora viva l'italiano. Poi vi faccio vedere la torta finita, come se la stessi facendo io poi. Quindi facciamo un po' il punto della situazione. Sono le 16:15. Sto iniziando a guardare la terza stagione di LOL, Chi ride è fuori. È uscita da qualche giorno. Vabbè, chiaramente non me la guarderò tutta, ma mi guarderò il primo episodio. Vediamoci sto LOL, vediamo se quest'anno c'è qualcosa che fa ridere. Venga, venga con noi, venga con noi. Proprio io? Sì, a lei le regalo una merda, eccola qua. Una merda pure lei. Stavo cercando la merda per tutti, signori. Merda per tutti. A lei gliela do in mano. Io adoro queste cacate, raga. The next day. Allora raga, è passato qualche giorno dalle ultime clip che avete visto. Adesso è 1:31 di martedì 14 marzo. Comunque nulla raga, io penso che questo vlog sia venuto molto carino, anche perché sono riuscito ad inserirci in mezzo anche delle cosine della mia infanzia. Quindi credo che verrà un vlog veramente carino. Non l'ho ancora editato, ma penso proprio che verrà una cosa carina. Per voi invece che l'avete già visto, spero che vi abbia tenuto compagnia, spero che vi sia piaciuto. Come al solito, se vi è piaciuto lasciatemi un like, un commentino, iscrivetevi al canale. Ah, abbiamo raggiunto e superato i 400 iscritti, quindi vi prego, se vi capita, continuate ad iscrivervi, cerchiamo di arrivare almeno ai 1000 iscritti. Come al solito io vi mando un abbraccione, un bacione grandi. E mi raccomando, meno stress, più strass. Ciao!